Buongiorno! Oggi c'è un aiutante, vero Samu, che mi aiuti a fare il video? Sì? Allora, oggi volevamo girare un video sul, diciamo, l'organizzazione della borsa fasciatoio. Un anno, versione un anno dopo. Se andate a vedere tra i miei video, troverete un video con... Magari, ecco, via, decapitate. Troverete un video. No, amore, no, troverete un video con la mia vecchia borsa fasciatoio. Quindi un bel borsone pieno di cose, vero amore? Pieno di cose. Mentre ora, ovviamente, dato che Samuele comunque è più grande, le necessità e i bisogni sono cambiati. Allora, quando esco con lui io ho bisogno di praticità, perché punto numero uno, Samuele è un bimbo molto 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 vivace. Punto numero due, Samuele non, cioè, non vuole stare nel passeggino neanche 5 minuti, quindi spesso e volentieri noi usciamo a piedi e quindi comunque è infernale perché la mano non te la vuole dare, quella a destra, quella a sinistra, e quindi ho ben deciso di uscire con uno zainetto. Questo qui è un new entry. Prima avevamo uno... il ciuccio. Ma che devi fare col ciuccio, amore? Che te non lo usi il ciuccio? Non ci sta il ciuccio. E insomma abbiamo deciso di prendere questo zainetto nuovo dei Minions. Poi vedete, vieni amore, vieni. Che prima avevamo uno zainetto di Masha e Orso. Saluta amore, non toccare. Di Masha e Orso. Però insomma abbiamo preso questo nuovo che abbiamo trovato da H&M. Pa. Sì, è la palla. Pa. E io praticamente inserisco tutto in questo mini zaino, compreso le mie cose, e usciamo. Allora, in questa taschina davanti, vediamo se riesco con una mano. Sì, scusate, tutto fondo. Forse ce la facciamo a riposizionarvi. Questo video sarà caotico. In questa taschina qui davanti solitamente metto una merendina. Infatti ora c'è una molletta, sicuramente ci sarà stato un pacchetto di biscotti. E qui solitamente metto la merendina, e se magari non c'è bisogno di portarsi la merendina dietro, diciamo, metto le mie chiavi di casa. Poi questo tappetino, quello della vecchia borsa fasciatoio, no amore, non toccare, della vecchia borsa fasciatoio della Mustela, questo qua, questo, fai vedere amore, lo apri? Ecco qua, che è comunque comodo, che gli metto sotto al sederino quando andiamo da qualche parte, per cambiarlo. Poi porto un pacchetto di salviettine, queste confezioni diciamo piccoline. Ah, qui c'è rimasta una focaccia. Porto la sua acqua. Ah, questa è fondamentale, questa pomata che è l'Arnigel. Me l'ha consigliata la pediatra per i bomboloni, dato che è molto vivace, insomma. Capita che si faccia dei bomboloni per strada e quindi ce l'ho. Tieni, amore, tieni. Poi ho, questo cos'è? Un fazzoletto smuccicato. Un pacchetto di fazzolettini. Una bavaglina di questi qui a foulard che possono sempre servire. E poi questo sacchetto che l'avrete visto già nel video precedente della mia borsa fasciatoio. Sempre quello di By Italian Style. Sono caduti un po' di Swarovski, insomma questo qui con quello personalizzato con il nome ed orsetto, e all'interno allora, dei pannolini, questi sono uno della Coppa e uno, amore, cos'è? È uno di questi sole luna che ho trovato in offerta, ma non mi piacciono per niente. Aspetta, amore, pulisci. Pannolini,
una maglietta a manica lunga, sto qui con il robottino, perché comunque il cambio è sempre essenziale, un body, una manica corta, ma questa credo che la caverò perché non ce n'è bisogno. Altre calzine antiscivolo, queste sono comode per quando, insomma, diciamo, vado da mia madre, anche se comunque a casa delle nonne, delle sue rispettive nonne, ho tutto doppio, anche perché, come avrete visto forse nel videoblog, a casa di mia madre c'è comunque il mio vecchio fasciatoio. Amore, grazie, mi dai la ciaccia? Grazie. C'è il mio vecchio fasciatoio, quindi ho tutto doppio. E poi un ricambio, insomma, della tuta. E poi niente, qui dentro metto anche, no, ho lavato prima per terra, metto anche, amore, metto anche insomma i miei, eccomi, ci sono, oddio che caos, i miei effetti personali, quindi ovviamente vabbè, le chiavi e il borsello e il telefono e basta, insomma, così almeno quando devo rincorrerlo, metto questo zainetto sulle spalle e via di corsa dietro Samuele, vero? E niente, questi ultimi video sono un po' caotici, lo ammetto, ma il tempo è quello che è, tra il lavoro, la casa, non mi vedete mai preparata né truccata, credo. E quindi niente, ci tenevo a fare questo video perché, come avete visto, un anno dopo le mamme escono con lo stretto necessario e quindi non più cariche di roba come una volta. Vero amore, dove sei? Eccoti. E mandami un bacino. Oh, amoroso, tanti bacini. E niente, dal mio capello pazzo da bimbo monello, che questo amore in bocca non si mette. Vi salutiamo. Ciao!